Come si fa a comprare uno strumento finanziario che è già in trend rialzista? Come facciamo a posizionarci su questo strumento nel momento in cui già sta galoppando, ha già guadagnato tanto? Come si fa? Scopriamolo in questo video. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo un video preso dalla community, quindi chiesto da voi, perché nell'ultimo mio video, no, forse era quello di venerdì, vi ho chiesto se volevate un video dedicato, quindi un video tutorial barra formativo sulle tecniche di trading per entrare su uno strumento finanziario che già è in trend rialzista, quale tecnica è possibile utilizzare? E quindi eccoci qua, grazie a voi e alle vostre richieste che mi lasciate, ragazzi, nei commenti del video YouTube, ho realizzato questo video strategico. Ma vi devo dire anche un'altra cosa. Allora, ci sono diversi modi per entrare su uno strumento finanziario che è già in trend rialzista, perciò in questo video ho deciso, come sempre faccio sul canale YouTube, ragazzi, di utilizzare quelle che sono delle strategie seguibili un po' da tutti, quindi un po' generaliste, strategie che potete utilizzare anche con un minimo, proprio nullo no, ma un minimo di comprensione di quella che è l'analisi tecnica, un'analisi sul grafico. Tratteremo tre punti principalmente, che sono: uno, come andare a decidere quale strumento finanziario può essere tradato in questo modo, quindi può essere preso in considerazione per questo tipo di operatività. Poi andremo a decidere qual è il nostro timing della nostra strategia di investimento, del trade che stiamo realizzando. Ragazzi, ricordatevi in ogni caso che un trade non è solo ed esclusivamente un'operazione di trading per i trader professionisti, ma un trade è l'acquisto di uno strumento, un asset finanziario e poi la relativa vendita. Quindi per fare un'operazione di investimento dovete sempre effettuare un trade. Poi magari l'operazione di vendita la fate dopo 20 anni, ma in ogni caso state facendo un trade lungo 20 anni. Quindi andremo a decidere qual è il nostro timing in termini di strategia, appunto, per fare questo trend, per fare questo trade, scusate, e poi andremo a definire la strategia, quindi come andiamo a decidere lo strumento da comprare. Quindi questa è l'indice, quello che seguiremo in questo video. Prima di andare però a ragionare sul grafico, ho già aperta una delle mie piattaforme preferite per fare questo tipo di operatività. Vi chiedo di iscrivervi, ragazzi, al canale se ancora non l'avete fatto. Siete in tantissimi veramente che vi state iscrivendo, sono molto contento veramente, ma vi chiedo sempre l'iscrizione perché è un modo anche di dare a me un vostro feedback, farmi capire anche se vi piace questo tipo di contenuto. Ogni tanto cambio strada, come sempre si fa, anche per dare maggior valore alla community, e quindi fatemelo capire, ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciatemi un mi piace se ovviamente apprezzate questi video e poi mi aiutate anche con l'algoritmo di YouTube. Allora andiamo a trattare l'argomento, ragazzi, dove sulla mia piattaforma che avete qui già in visione con il bel Nasdaq 100 dietro di me. Allora, ragazzi, questa è la mia piattaforma Prime XBT che utilizzo costantemente da 3 mesi, 4 mesi per fare le mie operazioni di trading intraday in valuta Bitcoin, perché per noi amanti delle criptovalute utilizzare Bitcoin per fare trading anche su strumenti come il Forex e gli indici di borsa è molto rilevante. Primo, ragazzi, perché abbiamo i Bitcoin e quindi li utilizziamo, quindi facciamo anche muovere da questo punto di vista. Secondo, per un discorso molto semplice, ragazzi, quando andiamo a far profitto in Bitcoin e Bitcoin ha un trend rialzista rispetto all'euro in questo caso, guadagniamo due volte, perché guadagniamo sia dall'operazione di trading che andiamo a impostare, ma guadagniamo anche dal prezzo di Bitcoin che continua magari a salire. Quindi anche per questo è interessante utilizzare questo tipo di piattaforme. E a tal proposito, ragazzi, io ho un coupon bonus per chi si iscrive
relative a PrimeXBT ve lo lascio chiaramente in descrizione. Andate giù, cliccate sul link, mi lasciate referral come sempre, mi aiutate anche con questi piccoli interventi, ma soprattutto utilizzate il coupon, ragazzi, perché avete il 25% di sconto sulle fee. Quindi se volete usare Prime, usate il coupon che è qui giù in descrizione. Andiamo subito a vedere il grafici e come trovare lo strumento. Come si trova uno strumento che è un trend rialzista? Ve lo dico in maniera molto chiara, guardando il grafico, guardando il prezzo. Se non riuscite a comprenderlo guardando il prezzo, perché magari siete neofiti, utilizzate una media mobile. Qui io ho inserito una simple moving average, quindi una media mobile semplice a 9 periodi. In questo caso, ragazzi, questo è lo standard che vi dà e PrimeXBT, ma quasi tutti vi indicano la 9 periodi. Io la metto a 14 perché la preferisco in questo caso utilizzarla per questo tipo di discorso. Quindi potete anche voi settare un time il period, si chiama così, ragazzi, il periodo della media mobile. La lunghezza la potete settare come volete, per il resto delle gli input lasciateli così, non cambia assolutamente niente per questo tipo di attività che stiamo andando a fare. O di fronte a me Nasdaq vedremo questo tipo di operatività e queste tecniche basic sia su Nasdaq sia su Bitcoin. E poi, ragazzi, vi dico anche un'altra cosa, perché vi faccio sorridere, metto proprio gli ordini con voi relativamente a queste operazioni, così magari vanno anche a buon fine, magari riusciamo anche a comprare e perché no le tastiamo in real time. Nasdaq, ragazzi, quando un trend è rialzista, quando il prezzo è sopra la sua media mobile o la media mobile è rialzista, quindi ha un trend rialzista. Come si vede se è rialzista? Se è piegata, ragazzi, verso l'alto. Da qui in poi, vedete, Nasdaq ha un trend, ha avuto un trend rialzista dal giorno 26 di marzo, più o meno, direi più o meno da questa fase qui, quando la media ha iniziato a girare. Vedete, ragazzi, è girata, i prezzi non lo so, ma la media ha girato, quindi Nasdaq intorno ai primi di aprile, circa qui, quindi fine marzo, primi di aprile, ha un trend rialzista. È successo che a volte i prezzi sono andati al di sotto della media mobile, ma nel medio-lungo periodo questa cosa non ha molto significato, perché la media mobile, ragazzi, su un time frame a un giorno è un indicatore che dovete prendere sempre come riferimento generalista, non puntiglioso. Per farvi capire, quando il prezzo è finito qui sotto poteva invertire il trend, però bisogna attendere un po' di giorni, anche qui, anche qui. Qui invece c'è stata, vedete, una vera e propria inversione, perché la media ha girato al ribasso e poi il prezzo ha continuato a scendere. Quindi se volete utilizzare la media, dovete riuscire a comprendere quello che è il significato di questo indicatore. Quindi usatelo guardando la pendenza: se la media è in salita, il trend è rialzista; se i prezzi sono sopra la media, quasi sempre il trend sta girando al rialzo o è rialzista. Ma se i prezzi, ragazzi, oscillano intorno, sbattono su e giù, questo è normale per questo indicatore. Quindi non potete andare ad avere un'informazione quando i prezzi stanno proprio intorno alla media, lo dovete guardare in termini generalisti, quindi in termini più ampi. Vedete, qui è un trend al rialzo, non perché nel piccolino qui è girata al rialzo la media mobile, ragazzi, ma perché viene da un trend rialzista. Quindi guardatela così. Il vero modo di guardare quando un trend è rialzista o meno consiste nel guardare massimi e minimi di prezzo. Ma qui ce ne andiamo a fare un corso di formazione sul trading, ragazzi, e non è possibile in un video YouTube, ci vogliono ore e ore e ore e ore. Allora, com'è in questo momento il trend di Nasdaq? È questa la domanda. Com'è il trend di Nasdaq? La faccio a voi, ma ragazzi è inutile farla perché ve lo devo dire, quindi è rialzista, perché abbiamo prezzi sopra la media e la media che tende al rialzo. Però è anche vero che qui c'è un massimo da superare, che questa conformazione è un pattern di prezzo che in Academy, con il mio super gruppo di trader professionisti in Academy, usiamo sempre. Si chiama Gatekeeper di Dave Landry, ed è una pattern di prezzo che indica una potenziale inversione, ma non si è ancora completato, quindi ancora non siamo in una inversione di trend per quanto riguarda Nasdaq.
Se volessi definire quindi il mio time frame, a questo punto vi dico già che il time frame operativo che ho inserito è un giorno. Perché? Perché è adatto ai neofiti, è adatto anche a non farci prendere molti stop, non avere molto rumore, non stare sul grafico tutto il giorno. Quindi possiamo generalmente utilizzare questo time frame perché è il più corretto per operatività più larghe, più tranquille. Dopodiché andiamo a indicare il terzo punto, ragazzi, la strategia. Sono arrivato velocemente qui perché è la cosa più importante che dobbiamo andare a guardare. La strategia in questo caso che voglio indicarvi è questa, ragazzi. Dovete pensare ai movimenti dei prezzi come dei movimenti appunto che vanno da un livello di supporto barra resistenza ad un altro livello di supporto barra resistenza. Perché? Durante il loro percorso, i prezzi di uno strumento finanziario, di un asset, possono incontrare degli ostacoli. Quando incontrano questi ostacoli, vuol dire che si è verificato un cosiddetto equilibrio di mercato. Nel momento in cui avviene un livello di equilibrio, il prezzo si ferma, ragazzi. Quindi, nel momento in cui il prezzo si è fermato, vuol dire che quel livello, quel valore di price di uno strumento finanziario è importante. Quindi, se volete entrare su uno strumento finanziario che già ha rialzo, quello che potete fare in questo caso è una tecnica estremamente basilare, è andare a vedere dove nei giorni precedenti il prezzo ha riscontrato dei livelli di resistenza o di supporto. In questo caso il più vicino di Nasdaq, ragazzi, è questa fase qui. Vedete, è una fase dove il mercato si è fermato precedentemente perché è andato sia su, ma poi è risceso, poi ha provato a risalire, poi è risceso, poi ha provato a risalire e poi ce l'ha fatta ed è iniziato a risalire. Quindi quest'area è visibilmente un'area in cui i prezzi hanno trovato un loro equilibrio. Noi la possiamo utilizzare perché è la precedente area di valore di Nasdaq, diciamo così, chiamiamolo così. Nel momento in cui i prezzi dovessero tornare su questo livello, che chiameremo supporto, ragazzi. Molti di voi stanno sorridendo in questo momento, va bene? Allora, è un supporto, vedete, un supporto per i prezzi. Questo diventerà il nostro punto di ingresso al ribasso, quindi comprando quando un titolo sta scendendo, diventerà un nostro punto di ingresso su questo strumento finanziario. Quindi, come si fa ad applicare questa tecnica? Andate a vedere se il grafico è rialzista, dopodiché vi spostate immediatamente al primo livello. Non andatemi a guardare i livelli di 12 anni fa, perché ragazzi, non funziona così il trading, anche se so che molti lo spiegano in questo modo. Ma di questo ne ho parlato nei miei vari corsi di formazione, ragazzi, che trovate come sempre in descrizione. Chi vuole approfondire nella formazione del trading fa sicuramente un grande regalo a se stesso, ragazzi, però è anche ovviamente deve dedicarci un po' di tempo, per cui va fatto, diciamo, con un percorso a parte. Ma questa tecnica, ragazzi, sembrerà strano, ma vi basta anche per operare sui mercati finanziari, in maniera, magari facendo 4-5 operazioni all'anno, ma con grande tranquillità. Insomma, potete già applicarla da subito. E, ovviamente non sono consigli finanziari, dobbiamo poi parlare dei rischi che vi parlerò tra poco, ma è una tecnica basilare, semplicissima. Prezzi che ritornano qui, a questo punto diventa il mio punto di ingresso. Andiamo a inserire questa operazione andando a vedere i prezzi. Quindi ci mettiamo qui con un livello di supporto, ragazzi, mi indica 11.630. Poi un'altra tips che vi dico, ragazzi. Allora, se un trend è molto forte, poi non stiamo lì a guardare il dollaro in più, il dollaro in meno. Quando il mercato magari ci si avvicina a questi 11.600, se mai ci dovesse arrivare, magari, insomma, siamo sul grafico. Se vogliamo comprare, possiamo poi farlo anche con un euro in più. In ogni caso, ragazzi, io metterò qui il mio livello di ingresso con un buy. In questo caso è un buy limit di 0,25, che è un amount giusto per queste operazioni che sto facendo. Io di solito accumulo a lotti 0,25 su Prime XBT, metto 11.650 e clicco su Send. In questo modo ho inserito, vedete, il mio ordine.
che è già messo qui in buy nel momento in cui Nasdaq dovesse scendere su questo livello. L'avevo già fatti precedentemente, qualcuno di voi se lo ricorda, abbiamo fatto delle operazioni in grande profitto proprio utilizzando una tecnica simile, un po' più complessa. Andiamo a vedere invece Bitcoin, che ci piace tanto Bitcoin. A questo punto avete imparato questa tecnica e dovrei dirvi dov'è il livello di supporto per Bitcoin. In questo caso, qualcuno di voi potrebbe già rispondermi che è o qui o qui. E in effetti sono entrambi dei livelli, perché questo è un livello in cui il mercato ha avuto una boom, una resistenza, poi è andato giù, però poi ha in effetti girovagato qui all'interno. In pratica, ragazzi, poi Bitcoin risente anche dei livelli di prezzo, quelli che si chiamano psicologici, in questo caso è 11.000 il livello di supporto per Bitcoin. Se Bitcoin dovesse tornare qui, potrebbe essere un punto di buy. Perché? Perché il trend è rialzista, lo vediamo da questi atteggiamenti di mercato e dalla media mobile che punta al rialzo. Allora, a questo punto, di nuovo, anche su Bitcoin andiamo a inserire il nostro ordine di buy leggermente al di sopra, perché 11.000 è troppo preciso, non mi piace mai inserire questi prezzi precisi, e metto 11.060 dollari per quanto riguarda Bitcoin. Su Bitcoin agisco a lotti di 1 e premo il mio buy. Dovete inserire order type limit per applicare questa tipologia di operatività. Per chi di voi non sapesse cosa sono gli ordini avanzati, limit, stop, ho realizzato un video proprio su questo argomento, ve lo punto sulla mia testina proprio per farvi ricordare, insomma, e qualcuno di voi può andare a vedere anche quel video per informarsi su questi argomenti. Ok, siamo alla fine. Allora, vado a inserire questo ordine, confermo nuovamente il mio ordine inserito a un prezzo di 11,60. Dovesse andare giù, potrebbe essere un buy per quanto riguarda Bitcoin. Detto questo, è un modo corretto di entrare sui mercati che hanno un trend rialzista, cioè aspettando che il mercato possa ritracciare. Ma è sempre così, ragazzi? E no, non è sempre così. Perché? Perché nel momento in cui il mercato continua a salire diritto e non ritraccia mai, non avete questa possibilità. Adesso vi faccio vedere un titolo che fa così. Eccolo qua, ragazzi. Questo è Celsius contro Bitcoin, grafico della criptovaluta del servizio di DeFi Celsius. E vedete che da qui in poi, ragazzi, non ha mai ritracciato. È vero che ha fatto degli spike, ma questo vi complica un po' la situazione nel momento dell'acquisto e dell'applicazione di questo tipo di strategie sui mercati. Perché? Perché non è l'unico modo di entrare su un mercato che sale. Ce ne sono anche diversi, ragazzi, ovviamente ci sono tante tante strategie, ma questo è un ottimo modo, soprattutto per chi non è un esperto trader, per entrare nel mercato. Poi io consiglio sempre nei miei vari corsi in Academy anche di utilizzare diverse strategie, combinandole insieme, facendo questa bella torta, in modo tale da avere anche più possibilità di salire magari su un carro vincente, diversificando, eccetera. Ma entriamo in argomenti molto complessi. Quando fate un'operazione del genere, ricordatevi sempre di inserire uno stop, quello che più vi aggrada da un punto di vista del vostro money management, ma ricordatevi anche di rispettare il mercato, lo dico sempre, perché se un mercato si muove, ragazzi, facendo tanti tanti movimenti su e giù, non inserite uno stop piccolino, perché lo stop piccolino vi viene preso dal mercato in maniera molto veloce e non è corretto in questo modo di operare. Se un mercato invece è lento, come un Forex per esempio, che si muove in maniera molto molto lenta, quindi fa più 0,1 meno 0,1, e non è Bitcoin che magari ci fa più 5 meno 5, ragazzi, allora potete utilizzare degli stop leggermente più stretti. Quindi ricordatevi di rispettare il mercato. Va bene, that's it. Non sono consigli finanziari, lo sapete, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa strategia, e soprattutto, perché no, utilizzatela anche a mo' di prova. Fate degli esercizi, come potete anche farli con un time frame molto più piccolo.
più piccolo di quello daily, quindi ad esempio l'orario, e vedrete che troverete una serie di strumenti che vanno sempre a beccarvi i vostri livelli di ingresso e quindi potete giocare magari con un conto Paper oppure con il conto di Prime XBT. Ragazzi, come sempre, la mia piattaforma per il trading utilizzando Bitcoin preferita in questo momento. Link in descrizione per chi di voi si volesse registrare. Grazie di tutto, ci vediamo venerdì e vedremo se Bitcoin ce la fa a uscire da questo inghippo dove si è. Dove si è? Messo, vabbè. Ciao a tutti!